Toccato, commesso. Pronto? Allo? Di Turcato, una nel 55 e una nel 57, tutte e due con molto successo, specialmente la seconda. La prima nel 55, mi ricordo, andai a prendere i quadri allo studio di Turcato un'ora prima che si inaugurasse la mostra. I quadri erano ancora freschi e gocciolanti. All'inaugurazione la gente si sporcò i cappotti. Ah, cerchiamo di metterci d'accordo sui prezzi. La scena fu abbastanza curiosa, perché Turcato è un tipo così astratto, così lontano dalle cose pratiche, che non riuscì a concordare questi prezzi. Io domandavo, non so, Giulio, che dici, facciamo 30.000 questo piccolo quadro? Lui mi rispondeva, 30.000? Benissimo. Anche 20? Dico, no, o 30 o 20. E lui, come vuoi, 25? Dico, facciamo 30. 30, 35, insomma, una tale ridda di prezzi. Questi prezzi salivano, scendevano, si spostavano in una tale maniera che non si capiva niente. Ad ogni modo, io mi regolai per mio conto, a testa mia, e le cose andarono benissimo, si vendette tutto. Con Turcato abbiamo fatto molte battaglie per l'arte astratta. Abbiamo vissuto molto vicino, sempre. Quando fui sfrattato da via Margutta, lui mi ospitò nel suo studio. Ed io portai il mio letto, portai anche tutta questa roba. Io lavoravo di giorno e lui di notte. Pronto? Pronto? Sempre il solito. Un giorno bussano alla porta e Turcato chiede, chi è? La luce. Senti luce, adesso ho da fare, prova a ripassare domani. Quando tornò dalla cena ci aspettavamo tutti un lungo racconto,
Hai fatto un viaggio bellissimo, chissà quante cose hai visto, chissà quante cose hai da dire. Racconta, com'è la Cina? Tanti cinesi. Andate a comprare la camera. Adesso faccio dei quadri con la carta catramata e con la polvere di pomici per dare degli effetti di luminosità e di spazio. Quando ho incominciato 15 anni fa facevo dell'astratismo geometrico con qualche richiamo futurista. Dipingo in questo modo perché credo a un mondo immaginifico che d'altra parte corrisponde alla realtà straordinaria che abbiamo vissuto in questi ultimi anni. Per esempio, questo studio adesso è calmo. Ma una decina di anni fa sembrava naturale che venissero a dormirsi diverse persone. Una sera sono arrivato troppo tardi e non ho trovato posto, ma sono affezionato a questo studio perché ho fatto tutte le mie esperienze. Dammi 200 lire che vado giù il box. Ecco, professore. E tenga, tanto è tutto colore questo. Una volta per provare 200 lire ci mettevamo una mattinata e ci servivano per il cappuccino. Beh, adesso va meglio. Beh, va meglio per tutti. Ma comunque io ho un buonissimo ricordo di quell'epoca. E Giulio com'era? Beh, per parlare di Giulio non basta certamente un film, ci vorrebbe veramente un libro, forse chi lo sa, un giorno lo scriverò pure. Pronto? Ciao Rutella, c'è qualcosa da te? Qui si chiude, veniamo su.